Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere la forma indeterminata 0 fratto 0. Come sempre, tutte le volte che ho un limite, la prima cosa che devo fare è andare a sostituire al posto della x il valore indicato qui. Quindi in questo caso 2. 2 elevato alla seconda fa 4. Meno 4 lo ricopio e 2 meno 2. Quindi come potete vedere, sia sopra che sotto ottengo 0. Tutte le volte che ho la forma indeterminata 0 fratto 0, devo andare a scomporre il mio limite. Quindi al numeratore noto che ho due termini e mi rendo conto che sono una somma per differenza, quindi lo scompongo come x meno 2 x più 2. Al denominatore è già scomposto, quindi lo ricopio. A questo punto, dopo aver scomposto, dovete sempre ottenere che qualcosa si semplifica, e infatti notiamo subito che x meno 2 x meno 2 sopra e sotto posso mandarli via. A questo punto quindi il limite rimane x più 2. Rivado a sostituire e questa volta 2 più 2 fa 4, quindi la forma indeterminata è sparita e il limite fa 4. Come sempre andiamo a complicare un po' le cose, facciamo un esercizio un po' più difficile. Andiamo come sempre a sostituire, quindi al posto di x devo mettere 3 mezzi. 3 mezzi alla seconda fa 9 quarti. Idem, qui ho 4 per 9 quarti, meno 12 per 3 mezzi, più 9. Sopra 4 e 4 si semplifica, 9 meno 9, 0. Sotto 4 e 4 si semplifica, quindi viene 9. 12 e 2 si semplifica, viene 6. Quindi 9 meno 18 più 9 fa 0. Quindi abbiamo di nuovo una forma indeterminata 0 fratto 0. Abbiamo detto che devo sempre andare a scomporre. Anche qui al numeratore mi accorgo che ho una somma per differenza, mentre al denominatore ho tre termini. Con tre termini posso avere un quadrato di binomio, mi rendo conto subito che questo è il quadrato di 2x e questo è il quadrato di 3. Se faccio 2x per 3 per 2 fa meno 12x, che è proprio il doppio prodotto. Se non vi ricordate bene i prodotti notevoli, vi consiglio di guardare la mia playlist prodotti notevoli per poterli ripassare velocemente. Ora, come vi dicevo, c'è sempre qualcosa che deve andare via, infatti come vedete 2x meno 3 va via sopra e sotto va via una volta sola perché ce l'ho due volte. E quindi riandando a sostituire, sopra viene 3 mezzi per 2, 3, più 3, 6. Fratto 2 per 3 mezzi, 3, meno 3 fa 0, quindi sotto ho 0. Vi ricordo che un numero fratto 0 fa sempre infinito, quindi questo limite viene infinito. Ora tocca a te. Questa settimana alziamo il livello. Come una vera e propria coach ti sfido a far sempre meglio. Riesci a fare tutti gli esercizi senza nemmeno fare un errore? Prova! Allora, com'è andata? Gli esercizi erano troppo facili? Troppo difficili? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Questi video sono l'occasione per ripassare attentamente tutti i passaggi e scoprire che quello che prima pensavi impossibile in realtà è molto facile. Ci vediamo al prossimo video!